Autunno a Pavia, paesaggi di campagna, colori da tavolozza, l'aria che si affina e per i buon gustai l'ormai famosa rassegna annuale della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura. Di particolare rilievo il settore zootecnico, problema di grande attualità per il peso ormai eccessivo che esercita sulla nostra bilancia commerciale. A Pavia, per l'inaugurazione dell'autunno pavese, c'erano molti nomi illustri, primo fra tutti il sottosegretario agli affari esteri Mario Pedini, che ha parlato degli scopi economici, oltre che agricoli, della manifestazione. Ma c'erano soprattutto intorno ai banchi degli assaggi molti intenditori che facevano onore ai famosi salumi, chi non conosce il salame di Varzi, e naturalmente ai vini, presentati al concorso popolare d'assaggio, il cui scopo è di favorire la conoscenza del vino vero, del vino genuino per la massa dei consumatori, spesso poco attenta alle diversità di gradazione, di annata, di gusto. Il meccanismo della gara di assaggio è questo: campioni di vino dell'Oltrepò Pavese, dove, come dice il cartello, il vino è vino, vengono presentati in veste anonima sotto quattro aspetti, ottimo, mediocre e difettoso in due modi diversi. I concorrenti, tutti scelti fra gente che non ha niente a che vedere con la viticoltura, devono individuare al primo sorso il profumo, il sapore e i difetti di quello che stanno bevendo, attribuendo a ogni assaggio un punteggio. Compito difficile, anche se attraente, almeno a giudicare dalle espressioni degli assaggiatori. Chi vince guadagna, naturalmente, una cassetta di vino pregiatissimo.